Che hai fatto? L'insegna. Ah, Maria, visto dall'alto così, Oggi dai, una giornatina così, un po' umida, però con questo mare calmo, guarda. Sì, sembra una tavola. Dove il pirata Kalim Ben Haïr, detto Barbarossa. Che popò disgraziato che ti fa, ragione. Che ti fa cavassa. Ho sbagliato, Barbarossa era un'altra. Lui va a fare il notaio. Cioè, lui è il certificatore di fermo. C'è una notizia, una stronzata. Rampini è lì. Ah, te lo chiami Rampini? Cato Rampini, su Facebook il notaio è Cato Rampini. Notaio Rampini, che bello notaio Rampini. Dove vai a fare il Lazio? Da Rampini, ah, cazzo, più bravo, Dottor Carlo Rampini. Buongiorno, Nero, buongiorno. Buongiorno. Buona, che borsa all'occhio che c'è. Sì, ho facciato la spesa, già fatto. Pieno. Insomma, bella questa giornata. Che bella. Ma mirava questo mare così plumbeo. Quasi del colore del piombo, Madonna, basta, dai. Oh, Zini, buongiorno. Buongiorno, Fabrizio. Adesso facciamo vedere che... Ci abbiamo qui. Riconoscete questa testa? Buongiorno, Detta Salvatore. Spicchio d'uva. Detta spicchio d'uva, chicco d'uva, famoso capo. Il grande Antoine Arrighi, Antonio. Federica, buongiorno, ti manca il mare, guarda il mare. Volete vedere i capoliveri? Anche no. Allora, c'è un censimento dei corsi d'acqua. Volete vedere i capoliveri? Ecco. Lui è il capoliveri. Ecco, visto la costa dei Gabbiani, guarda. Anche quello che entra è capoliveri. Chi è? È Massimo. È Massimo. Ma io c'ho due si tocca. Colombi con due L. Io non c'ho detto ancora Massimo. No? Ma chi è? Massimo. No, è tranquillo. E chi è? Tranquillo. Che fa? Ci picchiano? Oggi no. A casa nostra no, dai. Oggi nel sente il mare. Allora, eccolo, buongiorno, in diretta anche Rambo. Ce la fa la risata di mattina? No, è proprio oggi che devo fare, ora che riparte. Allora, riparte. È venuto dal nord e va al sud. Sono arrivato ieri da Pilaglia e ora riparto per Napoli. Castel Volturno. Dove si allena a Napoli, no? A 300 metri so. Lo vedi? Lo vedi? Signori, arrivederci. 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 Censimento dei corsi d'acqua. L'hanno censiti? Sì, perché non sapevano come si chiamavano, dove erano, che facevano. Ho detto, ferma un po'. Lui chi è? Lui è Giancarlo Vallesi. Che fa? Giancarlo Vallesi dovrebbe essere uno del consorzio di bonifica. Uno sarà presidente, che vuoi che sì. Ciao Marco, buongiorno. Comunque è buono perché serviva questo censimento, perché dobbiamo capire i fossili che sono, cosa fanno, come si muovono, perché poi quando c'è l'alluvione dice come mai c'è già l'alluvione, perché il fosso non era censito. Non lo sai chi è che ha fatto danno, capito? Quando c'erano vecchi che li pulivano invece c'era. Infatti vedi, perché ci sono l'allarme fossi, perché ci sono dei tratti, Antonio, tombati. 5 km di buongiorno fossi, Umberto dall'Atalandia. Di fossi tombati, Umberto, 5 km di fossi tombati. Federica, buongiorno. Capito? Io ho letto trombati stamattina, pensa te. Era meglio, noi c'avevamo un po' di buco, noi c'avevano un po' di buchi per spurgare l'acqua, invece no. Sono tombati, cioè, il fondo sono si materializza. Sono chiusi. Prospero. Oh, quindi. Allora, piano d'azione. Dove mettiamo a sedere? Diciamo, come si viene la roba, il giornale da una parte, le chiavi dall'altra. Anche io scordiamo. Così ci isoliamo così, E io metto qui spalle al mare, guarda. Spalle al mare. Così almeno Federica è contenta di vedere il mare. Ci manderà a fare. Non parliamo di fossili. Il mare c'è la palma. Non parliamo di fossili, di che parliamo? Buongiorno. Nel frattempo, buongiorno. Floris ci saluta da Lucca. Domani rientri bello, perché di. Allora. Siamo un'ombra, mi sa. Di, è parecchio. Siamo lui. Che famo, ci giriamo? Giriamo. E vedono le scale. E vedono le scale. No, nemmeno, non so come siamo messi. Siamo messi. Siamo in penombra. Siamo molto dark stamani. Allora, il piano d'azione, che sembra più un gioco, rimuovere gli ostacoli nei punti in cui una messa in sicurezza è tecnicamente fattibile. Quindi
giustamente, vuol dire che se ci sono degli ostacoli che si possono levare. Mario, vieni un po' a vedere qui. Mario, vieni un po' a vedere. Cioè, il piano d'azione per stasera. Fate un applauso a Mario Toccacelli direttamente dalle bombole. Questa sera fosse. Un idraulico liquido. E infatti dice, piano d'azione. Cioè, qui c'è un piano, Rimuovere gli ostacoli nei punti in cui una messa in sicurezza è tecnicamente fattibile. Cioè, se si possono levare, si levano. Se non si possono levare, ricopri. I cementi. E questa è la linea. Cioè, è questa la linea di azione intrapresa dal consorzio di bonifica che a breve conta di interessare i sindaci urbani. Ora, se il piano d'azione è, dove si può rimuovere? Si rimuovono. È proprio, cioè, invece qual è il piano d'azione? Qual è dove non si possono rimuovere che vanno qual è rimuovere? Il piano d'azione? Ma io vado, non ci capisco, non so. Dai Mario, un po' così, sono dai. Questi dai. Sono tutti ingegneri. Che so? Sono tutti ingegneri. No. Ma l'ingegnere anche io. Federica Palombo ci dice: sul mio un raccomandato ci ha costruito un muro che se piove arriva tutto da me. Dillo a me. Ma c'ha l'acqua corrente. Napaghi. Dillo a me. Grazie a quello scienziato io a fianco a casa. Avevo detto tratti trombati. Uguale. Anche io trombati. Se erano trombati passava là. Perché c'era il buco. Le battute di bassa lega. Allora, mandatemi un noi salutiamo caldamente Alessandro Floris. Marano, qualcosa sa. Qui giaceva il Floris vuole un saluto in diretta. Ciao Floris, cerca di venire domani perché domani Floris. Porta la vasellina Floris, noi al lavoro. Saluta Floris. Ciao Floris. La Fosperi in diretta è bellissimo, sì. Io penso che tombati se sono tombati e ci vuole la lapide. Ci vuole la lapide. Lo scienziato di Prosperi è detto che ci guarda, no? La domanda è, Andrea, perché non esci fuori? Te ne vieni qui. Andrea, puoi venire anche qui, allora, ci sta dentro. Siamo un po' intoppato su questa. Sì, perché se sono tombati ci vuole la lapide. Cioè, ma oggi che c'è? Tre pagine di giornale si è fissato. Qui giace il fosso della concia. Sì. Il 7 cos'è? Il 7, dimmi un po' cos'è. Il 7 cos'è? Il 7 è nostro, fosso del buco. È rimasto settimo. Allora, il primo è il piano. Siamo ultimi. Andava piano. Ultimi, lo pulisco quando è finito. Perché dici che l'acqua andava lenta. Invece è funzionato. No, ripalla, andava lenta? Lenta. Ti ricordi cos'era? Lasciamo che bellezza. Sanità. C'è un braccio di ferro. Cisl. In stato d'agitazione. C'è un braccio di ferro. Bisogna calmare. Braccio di ferro per l'ospedale, se la giocano così, a braccio di ferro. Se si vince con la regione bene. Se si perde fuori l'ospedale, a braccio di ferro. Mosti! Ci mandiamo un mosti. Mosti. Over the top. Over the top. No, prendono dei grandi provvedimenti sulla sanità a braccio di ferro. C'è una notizia nuova, eh? Ah, sì. Siti culturali chiusi dalla Cosimo durante le crociere. Strano. Perché così imparano. Secondo me lo fanno così, guarda. Il turista viene e trova... Guardano, da cima al museo, guardano. È la crociera. Attacca. Andiamoci. Via Napoleone, via, vai via. Hai dovuto stare dove via. Anche i fantasmi. Via, nascondetevi. Sì, è quella che avevano visto la bionda vestita di bianco. Però, perché la gente entra, guarda, tocca. Perché non mi toccate i vostri musei? Vengono qui a rompere con gli occhi. Ma che volete vedere? Andate a Louvre, va. Va, via. Ce la vede anche voi, perché dovete venire qui? Perché dovete venire qui? Poi magari la gente paga, papà. Si incassa, no? No, poi non comincia a dire. Questi soldi dove vanno a finire i soldi dei cosi? E da Napoleone, sai? Ti farei un museo così. Ma poi dopo viene fuori che c'è Napoleone, la gelosia, no. Allora no, sai cosa causa? Chiude e rimane la crociera, sono tre anni. C'era un articolo. Guarda carino, guarda che bellezza. Chiudi i musei, se vai dell'altro, chiudi. Guarda che immagine, che vai, passa il cano. Faccia caro chiaro, guarda che immagine. No, guarda, è bellissimo questa immagine che stiamo vedendo. Ma secondo voi quanti chili di patate ci vuole per mangiarsi un tempo? È un quesito. Quanti chili bisogna smucciare? E con le papere che vino ci Antonio, che vino ci vuole con le papere? Con le papere al forno, che vino ci... Buongiorno Daniela. Ha
fatto in bianco. Sì. No, che vino ci vuole dopo quando lo bevi, cos'è? Un 100%? Ci vuole. No, c'è un 100% rosso, un bianco. Ma mai giallo? Un bianco di struttura ci vuole. Un'era ora, diciamo, potrebbe essere. Era ora che ci mangiavamo. Era ora che ci mangiavamo. Una pernaccia di San Gimignano di sera. Te lo volevo dire, infatti. Ma se l'acqua è scazzeggio, la padre, galletta. Se invece no. Tu fai il bello in umido, no? No. Poi mai sono scappate. Sono stato a Renzo. A zampe levate. Ma la posso dire una cosa? Vai. Hai visto l'infopoint della Gattaia? Bellissimo. Quell'edificio che fa cacare, no? Sempre chiuso. Sempre muro del piano. Giustamente ci dicono, dipende quanti siete a mangiare, però. Qui ufficialmente siamo un 6, dai. C'era un articolo. Non è casino stamattina. Tangenziale, ragazzi. Ragazzi, sono più sposto, sto fanno questo traforo. Dicevo, è un traforo che va direttamente sotto fino al Monserrato, fino a cosa? Fino alla Valdana. Dicevo, hai visto, c'era sul Bareport l'articolo di quel palazzo dietro il Coppedec. Condor. Che è su quella... Ah, quello dell'Enel. Sì, non si sa ancora così. Sì, era un... Che spettacolare, sulla collina. Aspetta, c'hai, c'hai il... l'avvolto sulla spalla. C'è qualcos'altro e puntella sulla spalla, ora vorrei dire Mario, ma... È una cosa più lunga, ora va bene. Vabbè, dicevo, hai visto quell'affare... No. Che bello quello. Quale? Poi quello lì che c'è dietro, dietro al Coppedec, quello sulla collina che c'è il posteggio. No, io pensavo la Gattaia. Dico, hanno fatto un troiaio. È quello schifo di muraglione. È quello che poteva essere ristrutturato. Deve essere merda, vedere di farci un supermercato. Così in casino dell'altro il porto. Tanto sai già, non ce n'è il casino del porto. Peccato, quello è bello. Ma insomma, a che serve sta casa, questo coso? La Gattaia, fammi ci sta gatti. Anzi, hanno levato i gatti per fare sta affare. Vabbè. Poi. Oh. Esiste davvero. Esiste. Esiste davvero. Lo devo andare a vedere. Siamo esiste. A Guilty. Guilty. Yacht Gioiello. Yacht Gioiello della Pop Art. Com'è bello. Poi dicevo che cazzate faceva l'album. Capito? Ragazzi, disegnata da Jeff Koons. Yeah. Ha stregato tutti. Ragazzi. Ha stregato tutti, residenti e turisti. Mamma mia. Ma chi? Questa affare. Ma chi è questo? Sì. La crocetta. Sì. E lei me la trimpa d'occhiali. Che sai un quadro di questo? O se te ti fa un salotto da questo? Preso. È finita. Ti ci vuole... Mi fa la pino da questo. Ti ci voleva fa... Chissà se ti disegna le bombole come le fa. Triangolari, vuole come colore forte. Vabbè. Buongiorno Giadina, buongiorno anche a te, cara. Immagini uno che si trova a mezzo mare. Che magari. No, si è fatto un barbaglione. Ma che cos'è sta a fare? Ma cos'è? Che roba ci hai portato? Buoni, buoni, buoni. In fondo c'è un G8, buoni, buoni. Una fusione di scienziati. 10-10. Attenzione che io pagherei per sapere che stanno dicendo, ma per la privacy. L'argomento noi, principe. L'argomento principe quale sarà? È questo. La topa? No, no, no. Ah, parlano di culti. Sì. Perché il progetto si è completato con una tela di Sarah Morris con dipinta la parola Guilty. Dice anche qua tu c'è tutta la marca dove lavora precedente. Buoni buoni che in tre se ne sono andati, sono rimasti solo in tre. È un G3 ora è diventato. Hai visto bellissimo? Lo yacht che... No, Guilty. Scusi professore se abbiamo sbagliato. Un po' pazzo. Imprenditore storia della... l'hai fatto? Allora è di sì. Oh, è andata bene. Ha reso bene. Bene. Siamo entrati nella top. Sì. Siamo una... Ah, non siamo nella top. Ha detto ganzo. Ganzo. E pensa è di un cipriota, eh? Chi? Cipriota. Grande collezionista d'arte contemporanea. Ciao Anto. Un cipriota è uno che c'ha tanto ciprio. Ciao Cipria, produttore di Cipria. Cipriest. Poi c'è. Oh, stagione da 440.000 passeggeri. Fa un po' per 18, per 16 euro, quanto viene? Quanto è? Quanto senza averlo. Non fa conto in tasca, fate un po' conto in tasca. Troppo comodo. Troppo comodo. Un bilancio positivo della compagnia. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno. Datti, datti. Però l'altra mattina non è partita, c'ho il biglietto e mi è rimasto male. Prossimo anno però, io il prossimo anno vengo, rimbarco con qui. Sappilo, Acciarello. Acciarello. Per? Facciamo 13 euro.
Ma sì, a parte poi c'è anche le auto, 5 milioni di solo di passeggeri, solo di passeggeri, che poi c'è le navi, poi c'è le macchine. Poi mettici un cappuccino per uno, un cappuccino quanto viene? 1,80 per. Beh, fa 2 euro di colazione, per uno. Ah, no, tutti fanno colazione. No, te. Altri. Fai vedere. 10.296.000 euro. Poi le macchine. Non abbiamo fatto il calco sul passeggero. Quanto costa un pacchetto di patatine? 3 euro lì che le fanno pagare, voglia te. Insomma, ho fatto. Per 3, uguale. Ma 30 milioni di patatine! Madonna! Però biglietto, patatine, cappuccino. Ma le patatine sono tante. Han bustato. E che busta c'è? Che busta c'è? Ma troia, dove hanno preso? Hanno spatto un sottosuolo. Davvero, vedi? Voglio a patata. Danna, ragazzi. Ma sono vere queste patate? Di chi è? Di chi deve sì, sono. Sono. Ma la rispondi. Ce l'hanno in due, lui e poi lo vende a Granada del Tarlo, il Blackberry. Poi non c'è più nessuno. Ce l'hanno tutti i bancari. Oh, Fede, corre, c'è uno in diretta. Chi è? Fede, legge, c'è uno in diretta ora, legge. Leggi il nome, io non lo legge il nome. Oh. Ci sta guardando ora un'istituzione, un'istituzione, una carica locale. Istituzionale, locale. La più grande, la carica. Numero uno o numero due? Le iniziali. Non parliamo di numeri, no. Non parliamo di numeri. No, diciamo. Famo con numeri, famo con numeri, no. Lascia sta numero. Ma te se qualcosa non ce lo puoi dire. No, io voglio zero. Mettiti a sedere. No. Mettiti a sedere. Chi è che ci guarda? A legge. E che legge? Ci leggevo, guardavo. Ha partecipato alla gara. Ma ha partecipato alla gara. Lui correva. Non ha corso. Ha passeggiato. Ristringiamo il campo però. Aveva il numero 136. Azzo. Allora? Comincia con L. L. Il nome Uca. S. Uca. Comincia con la L. Buongiorno sindaco. Buongiorno sindaco. Si è girato lui, che si è messo in lista. Buongiorno sindaco. Si è girato lui. È il numero uno, Vabbè. Un altro vengo pezzo da giro. Bello, sta in bar. Sì, però sai, questi periodi. No, ragazzi, stiamo a delle rive al bar. Poi da posto i ragazzi là apposta. Questa nasce nell'occhio. Sta nell'occhio. Tanto ci vada bene nessuno a noi. Basta. Ghiaccioni, ho scritto le prime. Imbecille di Cardi. Demente, to. Oggi no, cominciamo a scuola. La Cecina. Hotel? Centro benessere, villetto ok solo con varianti. Alla lui te, che look, ferma un po'. Ma siamo Montalbano. Davvero, Siamo Montalbano. Alla lì te, il sindaco di Cecina. Siamo l'elite. Anche Cecina ha un sindaco, non sai. Quello che si pigliava le deleghe per una sanità. Quello lì che gli fece il calciatore Ruggero. Sì, 70 milioni su un'area di 24. Come disse Ruggero, con questi ci puoi incartare il prosciutto, è stato delicato. Perché gli volava lì con questi ti ci pulisci, però con questi ti ci incarti il prosciutto. Sasciano, c'hanno un'operazione a 70 milioni di investimenti. Vero? Guarda cosa c'è scritto. Buongiorno a tutti, siete un appuntamento immancabile. Grazie. Guarda. Sei gentilissimo con noi. Ci stiamo in caso. Per ringraziarti tagliamo le gomme alla macchina. Che tampo. Che sei scelto? Poi tu che vestito rosso. Bello, allora chi è? Chi sei tu? Tu così sobrio. Che è lo stilista dello yacht. Allora, il 14 ottobre scorso nel comune di Gilking, gemellato con Cecina, si è svolta la cerimonia ufficiale per l'inaugurazione della nuova Emergenza del municipio Raffles. O chi t'ha vestito? Stevie Wonder? Mica, ma il sindaco così, tutto vestito di rosso. Yeah. Buongiorno, Voglio vedere il colore del comune. Come? è come lo yacht. È come lo yacht, uguale. L'USPA ha vinto. Okay. Sta vincendo a bestia l'USPA. Ora non so dove sia. Ma c'è sempre anche Delia che dà l'ultimo. Sì. Non so se c'era. Forse sull'ultimo. Quanto ha vinto? 6-3 l'ultima partita. 4-0, quanto ha vinto? Ma che cazzo ho visto? 4-0. Andrea! No, 4-0. Andrea, che ha fatto il Porta Azzurro? L'USPA? 4-0 lui. 6-3 con una squadra. Ma dove non trasferta, no? A Sasso Pisano. Sasso Pisano! Pisa? Ragazzi, ne hai presi 6, ne hai presi.
Ok. Però ti ha dati tre. Piombino, giorno giù. Ma che giorno è successo? Ha preso fuoco. Sono copertoni. Ha preso fuoco. E che puttana c'era lì? Ma dove? Non si sanno. A Porto. Che è successo? Non si sa. Guarda. Secondo noi è il vecchietto di Chiesa. Sì, è il vecchietto di Chiesa. Sì. Ha preso la nave. Ma dove è che c'è un moschetto? Gli ha detto, moschetti ce n'è. Che copertone. Aragna di quanto copertone. E lui, ragazzi. Chi ha lei? Di Giorgi, che ha? Usiamo gli extracomunitari per i lavoretti in città. Non è arrivata. È arrivata terza. Prima pagina del Tireno. No, vabbè, rogo di copertina. E va un po' il fuoco. ZTL, un'impennata di multe. E va, l'hanno proprio tombati col cemento. Ha visto c'è l'anello col braccio ingessato? Perché è stato campione, era terzo nella classifica dei multai. La tendinite è venuta proprio. Ah, c'è lo sconto, Equitalia fa lo sconto, ragazzi. Oh, che buono, mi raccomando, restano le cartelle riscuote ogni anno tutti 40.000 nella nostra provincia, quindi ci saranno dei saldi. Funziona. Complimenti per te tuo. Che sei un uomo in mezzo. Ha fatto il bimbo, carino. A scuola. Ci avevamo tutti. Guardavo con Nero c'aveva le stesse cose, con l'altro c'aveva le stesse cose. Ci hanno fatti i figlioli, Bimbi. Saluta con la mano. Questo è un lavoretto, sono i lavoretti che facciamo con le suore. A noi ci vogliono fare con la pasta secca, con scicci, poi noi siamo già andati avanti, questo è artigianato locale, fa un po' li vendere. Chiederemo solo le sorti della scuola. Ma non avete sonno voi? Ora qui c'è solo qui. Scrive banca, capito? Dipende dai clienti, li dà la fatti al bimbo. Che fa fare al suo figlio? Lavora, babbo fa. Quanti li fatti oggi? Due! Due! Sono pochi! A letto scalzo! Sì! No, babbo, lo scappone! Andiamo a montagna. Ragazzi, buon martedì. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.